buongiorno a tutte e a tutti. La cerimonia inizia sulle note del Gaudeamus Igitur. Sono sul palco le coordinatrici e i coordinatori dei dottorati di ricerca, il delegato del rettore al dottorato di ricerca e il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, professor Francesco Frati, che prende la parola. Buongiorno a tutti. Signora Prefetta, autorità tutte, professor Ugo Pagano, dottoresse e dottori di ricerca dell'Università di Siena, coordinatrici e coordinatori dei dottorati di ricerca del nostro Ateneo, colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico amministrativo, gentili ospiti, grazie a tutte e a tutti per essere qui con noi. Con l'Università di Siena a condividere la nostra soddisfazione e a festeggiare le dottoresse e i dottori di ricerca dell'Ateneo. Ho detto soddisfazione perché ci sono in effetti diversi motivi oggi per essere soddisfatti. Il primo è che questa quarta edizione del nostro PhD Graduation Day rappresenta il primo evento interamente nostro che viene organizzato dall'inizio della pandemia. È ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando il virus SARS-CoV-2 ha inesorabilmente cambiato le nostre esistenze. Siamo consapevoli che questa giornata non rappresenta ancora il definitivo segnale di uscita da quello stato di emergenza, che è un'espressione formale e giuridica, sì, ma è soprattutto uno stato d'animo sostanziale che tutti noi percepiamo ed abbiamo percepito. Quello stato di emergenza, dicevo, in cui siamo entrati 18 mesi fa e al quale corriamo il rischio di abituarci, ma non vogliamo. Essa, la cerimonia, rappresenta però un piccolo passo avanti, una luce di speranza verso quella tranquillità che tutti aneliamo di raggiungere al più presto. È forse una piccola finestra che si apre sul futuro. Accanto, quasi contemporanea, all'altra piccola finestra sul futuro, rappresentata dalle lezioni del nuovo anno accademico, che proprio in questi giorni vedono rientrare nelle nostre sedi e nella nostra città tanti studenti e tante studentesse, desiderosi e desiderose, evidentemente, di riassaporare quelle sensazioni di socialità, di condivisione del percorso di formazione che caratterizzano in maniera così determinante l'esperienza universitaria. Il secondo motivo di soddisfazione è il ritorno in questo luogo, la cripta della Basilica di San Francesco, che fino a poco meno di dieci anni fa ha ospitato migliaia di studentesse e studenti dell'università. Quegli studenti e quelle studentesse, fortunati e fortunate, che qui dentro trovavano un luogo dove studiare in tranquillità, ospitati, ma mi verrebbe di dire piuttosto accolti e protetti da mura, colonne, volte,
che l'hanno trasformata, questa cripta, negli anni in un luogo simbolo del nostro Ateneo. Chi di voi ha studiato qui qualche anno fa, o chi ha visto e letto foto e commenti dei tanti studenti e delle tante studentesse che sono passati da questo spazio e che poi hanno pubblicato questi ricordi sui social, sa bene quanto questo luogo rappresenti per certi aspetti un'icona del nostro Ateneo. Siamo veramente felici di aver avuto la possibilità di poter ritornare a fruire di questi spazi grazie alla collaborazione con la Curia Arcivescovile di Siena, che vorrei ringraziare in particolar modo nella persona del Cardinale Lo Iudice per la disponibilità mostrata. Questo spazio tornerà presto ad essere luogo di studio, approfondimento e riflessione, oltre che luogo di incontro, socializzazione, scambio di esperienze, opinioni, sguardi e sensazioni, in pratica l'essenza dell'esperienza universitaria. Il terzo motivo di soddisfazione potrebbe sembrare il più banale e il più scontato, ma non è per questo il meno importante. E siete voi, dottoresse e dottori dell'Università di Ricerca dell'Università di Siena, che avete conseguito il vostro titolo negli ultimi 2 anni. Siete voi perché questa festa è dedicata al vostro impegno, al vostro entusiasmo, alla vostra passione, quei sentimenti che qualche anno fa vi hanno fatto scegliere di continuare il vostro percorso di studio e di preparazione con un dottorato di ricerca, terzo livello della formazione superiore. Con quella decisione avete scelto prima di tutto di investire su voi stessi, sulle vostre qualità e sulla vostra capacità di influenzare il vostro futuro attraverso la conoscenza e attraverso la ricerca. Sarebbe però riduttivo vedere in questa scelta soltanto la soddisfazione di un desiderio personale o di un obiettivo professionale. Così facendo, correremmo, a mio avviso, il rischio di concludere che dovreste essere grati all'Ateneo e al Paese per avervi dato questa opportunità. Ecco, io invece credo che dovremmo cambiare prospettiva ed iniziare a pensare che debba essere il Paese, e noi tutti quindi, a dovervi ringraziare perché avete dedicato una parte del tempo della vostra giovinezza a studiare, ad approfondire, a scoprire. Voi avete reso e state rendendo un servizio alla società con il vostro impegno e con la vostra perseveranza, perché voi, con la vostra preparazione e la vostra conoscenza, sarete il motore del nostro futuro. E il Paese, dopo avervi ringraziato, ha il dovere di mettervi nella condizione di contribuire al nostro sviluppo. Sarebbe troppo lungo soffermarsi adesso sulla necessità di un maggiore riconoscimento e valorizzazione del titolo di dottore e dottoressa di ricerca. Preferisco però utilizzare gli ultimi minuti di questo mio intervento introduttivo per ricordare quanto questi ultimi 18 mesi ci abbiano dimostrato, e onestamente pare impossibile che ancora qualcheduno non se ne accorga, il ruolo cruciale che la ricerca scientifica, con l'accezione più ampia possibile del termine scientifico, che la ricerca scientifica, dicevo, ha per il progresso e il benessere della società. Ci voleva una pandemia, con i suoi quasi 5 milioni di morti, per porre la ricerca e la conoscenza al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Certo, la sovraesposizione degli scienziati e delle scienziate può a volte aver generato apparenti distonie. Voi, che avete fatto ricerca negli ultimi 3 anni, e probabilmente più degli ultimi 3 anni, sapete bene quanto accidentato sia il percorso della ricerca scientifica. Sapete bene che a volte si deve abbandonare un'ipotesi che all'inizio sembrava plausibile per seguirne un'altra maggiormente promettente. Di questo percorso, che è fatto, lo sapete bene, di tentativi e anche di qualche fallimento, ma soprattutto di tanto ingegnoso lavoro, conoscete bene il sapore, ma conoscete anche il dolce sapore del risultato positivo, del successo di un esperimento o dei risultati di una ricerca. Sapete bene che la ricerca è stata e sarà sempre il principale motore di progresso per l'umanità. E sapendolo così bene, per averlo provato sulla vostra pelle, sapete bene come insegnarlo agli altri. Ecco,
quello che oggi mi sento di chiedervi, accanto ovviamente a continuare ad alimentare la vostra curiosità, la vostra passione e la vostra intelligenza, mi sento di chiedervi, dicevo, di diventare testimoni attivi della ricerca, come hanno fatto ieri le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori impegnati negli eventi di Bright. Mi sento di chiedervi di convincere con il vostro esempio i vostri familiari, i vostri amici, i vostri colleghi e tutti coloro che vi guardano che la ricerca è un'attività bellissima e soprattutto l'unica vera impresa umana che ci consente di migliorarci continuamente. Così facendo sarete protagonisti del vostro e del nostro futuro, che vi auguro essere più radioso possibile. Grazie. Prende la parola il professor Pietro Lupetti, delegato del rettore al dottorato. Buongiorno a tutti, autorità, dottorande e dottorandi del nostro Ateneo, colleghi del Collegio dei Docenti, scusate, e anche tutti gli amici e i colleghi degli uffici amministrativi che sono presenti oggi come ospiti. Il mio ruolo è un ruolo che forse conoscerete, avrete sentito di rimbalzo, detto un po' male, perché sono la catena di trasmissione tra la nostra governance, il magnifico rettore, i collegi dei docenti e voi attraverso gli uffici. Mi sento di fare quindi una serie di ringraziamenti informali, ma vi garantisco dal cuore, per il senso di comunità che si respira in questo Ateneo e che assume una vitalità particolare grazie alle energie che voi profondete in questo sistema. Un grazie va ai coordinatori dei dottorati per quanto si prodigano nel cercare di garantirvi una carriera di formazione più efficace possibile. Un altro grazie agli uffici amministrativi, perché senza di loro non potremmo lavorare. Ma il ringraziamento principale va alla mission che voi avete con onore intrapreso e portato a compimento con successo. Mi sono permesso, perché fa parte dei miei compiti, di vedere quale sia stata la vostra produzione scientifica, quali siano state le relazioni alla fine di ciascuna giornata dottorale che annualmente viene organizzata nei vostri dottorati, quante discipline sono coperte, e vi posso garantire che la nostra scuola di dottorato è molto vitale e ne possiamo essere tutti orgogliosi. Il pilastro di queste attività siete voi. L'ha già detto magnificamente il nostro rettore, ma mi sento di associarmi alle sue riflessioni. Cosa auspichiamo che succeda nel vostro percorso dottorale? Speriamo che voi acquisiate gli strumenti per adattarvi a una società che è in continuo cambiamento. Speriamo che voi arriviate a gestire questo dinamismo estremo nelle vostre rispettive discipline, ma anche a arricchirvi più possibile di contaminazioni che vengono da altri tipi di discipline. In questo sapete bene, perché, come ha ricordato il rettore, l'epoca pandemica e l'immediato post-pandemico che stiamo vivendo ci ha messi a dura prova tutti quanti, perché ci ha fatto realizzare che la società ci guarda, la società si accorge di quanto siamo fondamentali come ricercatori e vuole delle risposte, vuole delle soluzioni, non vuole parole o teorie. E su questo, ovviamente, essendoci libertà di pensiero e di opinione, si sono generate anche degli elementi di confusione. Vengo al sodo. Tra le competenze trasversali che cerchiamo di trasmettervi e che vi raccomando di rinforzare sempre più, c'è quella di comunicare, saper raccontare in un linguaggio interpretabile e comprensibile alla popolazione che vi circonda, che investe su voi e su noi, quello che fate, il valore del vostro operato e, se possibile, trasmettere il vostro entusiasmo. Alcuni anni fa,
quando le superpotenze si sono accorte che non era pensabile ricorrere soltanto all'hard power, cioè alla belligeranza, allo schieramento di forze militari per risolvere conflitti internazionali, è stato proposto un termine di soft power. Se voi andate a leggere la definizione di soft power, è la capacità di convinzione e di convincimento delle diplomazie a farsi forti della cultura, dei mezzi culturali che un determinato paese può possedere e produrre. Una delle mission che vi aspetteranno, oltre a fare ricerca con rigore e con serietà, come ci avete dimostrato che avete imparato e sapete fare, sarà usare la cultura con convinzione e con solidità scientifica per incidere sulla società. Questa è una mission ancora più difficile, ma forse quella più importante in questo periodo, nel quale sapete bene che tra pandemia, cambiamenti climatici, sfide sulla medicina, abbiamo tantissimi problemi che impattano sulla popolazione e che necessitano di risoluzioni, e le soluzioni vengono dalla ricerca di base e dalla traslazionale. Quindi sapete bene qual è il vostro ruolo. Chiudo con una riflessione. Mi è capitato per caso di rileggere i passaggi del discorso di Steve Jobs nel 2005 a Stanford. Quel famoso stay foolish, stay hungry, è stato declinato in tantissimi modi, ma ci sono alcune definizioni che sono particolarmente suggestive. Il foolish è certamente non siate pazzi, ma siate liberi di agire secondo la vostra coscienza e il vostro entusiasmo, senza entrare negli schemi che talvolta vi vengono imposti. Stay hungry è più semplice da interpretare. Non cessate mai di essere affamati di sapere, di conoscenza e di acquisizione di nuovi strumenti per crescere nelle vostre ricerche e nella vostra contestualizzazione nella società. E con questo veramente vi auguro una brillantissima carriera, come so che alcuni di voi hanno già intrapreso, e spero che questa giornata possa servire a rinforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria senese, che ha tanto a cuore la popolazione studentesca giovanile e anche lo sviluppo delle carriere dei giovani ricercatori. Grazie a tutti. Prende la parola il professor Ugo Pagano, già presidente delle scuole di dottorato dell'Università di Siena. Beh, non posso non cominciare ringraziando il rettore e l'amministrazione, ovviamente per avermi invitato a parlare, ma soprattutto per averci ridato questo luogo. Questo è un luogo che per noi è stato molto importante. Io appartengo alla generazione di docenti che videro la nascita di questo luogo come biblioteca, per cui veramente ci sforzarmo di farne un luogo di colloquio e di incontro, ed sono veramente felicissimo che lo abbiamo di nuovo a disposizione dei nuovi dottorandi e dei nuovi studenti in generale. Io ho avuto il piacere di essere coordinatore del dottorato toscano per molto tempo, un ventennio, il termine non suona molto carino in italiano, ma è stato effettivamente un periodo lungo, impegnativo, e forse per me quello più importante, diciamo, nella mia vita accademica. Il nostro è un dottorato toscano, e devo dire che quella l'esperienza dei dottorati regionali è stato un elemento qualificante della nostra università e della nostra regione. Il nostro dottorato è nato direttamente come dottorato toscano. Ha avuto sempre come sede Siena, come sede didattica, come sede amministrativa Siena,
come centro degli annual meetings Siena, però ha visto una cooperazione veramente molto forte, di cui siamo veramente tutti molto grati, dell'Università di Firenze e di Pisa. Tanto che il nuovo coordinatore, che è qua, è il professore D'Alessandro, che è dell'Università di Pisa. Ora, posso dire che la mia esperienza con il dottorato, tuttavia, non comincia con il dottorato di Siena, ma comincia ovviamente da dottorando. Quando io mi sono laureato, nel 1973, il dottorato in Italia non c'era, però c'era già qua un gruppo di persone, di docenti, che credeva nel dottorato e ci spingeva in modo molto carino, diciamo generoso, andare all'estero. Io andai a Cambridge, ho fatto il dottorato in quell'università e naturalmente vidi subito dei vantaggi del dottorato. In Italia c'era un rapporto fra assistente e professore che si perpetuava dalla laurea. In Inghilterra, a Cambridge, c'era la figura del supervisore che si sceglieva a secondo dell'argomento di ricerca e che si cambiava anche a secondo dell'argomento di ricerca. Quindi era una visione completamente diversa di chi aveva già esperienza nella ricerca e chi invece si stava avviando per quella strada. Quindi ho imparato molto dalla mia esperienza a Cambridge, ci ho insegnato in quel periodo. Devo dire che ne ho visto anche le debolezze del sistema inglese rispetto al sistema americano. Il sistema americano presentava dei dottorati estremamente più strutturati di quello inglese e in effetti penso che uno dei vantaggi che ha avuto perlomeno il dottorato di economia, ma anche altri dottorati italiani, è un po' paradossalmente il vantaggio di essere partiti dopo e di poter apprendere da esperienze diverse. Quando si parte tardi, qualche volta si può avere per certe cose una qualche marcia in più. Per cui perlomeno nel nostro dottorato abbiamo avuto dei corsi, ma soprattutto abbiamo creduto moltissimo, e veramente io ci credo tanto a questa cosa, nel fatto che l'apprendimento non è soltanto un apprendimento fra tutor, fra supervisore e docente, ma è un apprendimento collettivo che c'è in quello scambio continuo che c'è fra dottorandi dello stesso anno e della stessa generazione, ma anche molto fra generazioni contigue. E questo scambio va incoraggiato, va in qualche modo strutturato. Io penso che una delle cose che abbiamo fatto, di cui siamo molto contenti nel nostro dottorato, è che abbiamo un annual meeting in cui naturalmente è presente il tutor, è presente il dottorando, ma come discussant vengono quelli che si sono dottorati negli anni precedenti, che quindi hanno un modo di mantenere fra di loro dei rapporti e questo crea un dialogo continuo fra generazioni contigue, anche perché spesso c'è un po' troppa distanza fra il supervisore docente, una distanza di anni, ma anche di sensazioni e di sensibilità rispetto alla ricerca, che invece non esiste questa distanza naturalmente fra generazioni contigue. Quindi io penso che quella del dottorato deve essere necessariamente una comunità che si basa sul rapporto fra docenti, supervisori e studenti, ma soprattutto certamente fra dottorandi. E vengo qua a quello che è stato già detto dal rettore, l'importanza della scienza che nel suo insieme è una comunità. Perché nel suo insieme è una comunità? Perché pubblicando i risultati, rendendoli disponibili a tutti quanti, aumenta quello che, se volete, è il global common, per usare questo termine, più importante dell'umanità. Questo patrimonio di conoscenza che di generazione in generazione siamo andati accumulando. Quindi se nella
scienza aperta, si è tutti parte di questa impresa e si dialoga tanto anche con generazioni precedenti, con tante persone che ormai da anni non ci sono più. Da economista, permettetemi di notare un punto. Si parla tanto dell'università, il suo rapporto col lucro, col mercato e così via. Io vorrei far notare come esiste una forte complementarità istituzionale, per usare un termine economico, ma potremmo usare il termine sinergia o qualsiasi altro termine, fra quella che è la scienza aperta, la scienza come bene comune e mercati aperti, perché quanto tanta conoscenza è disponibile a tutti è anche possibile una forte concorrenza nel mercato e uno sfruttamento delle migliori opportunità. Ora, questa alleanza fra, se volete, pubblico e privato, fra quello che è il ruolo dell'università e quello che è il ruolo di chi opera nel sistema economico, è un qualche cosa che purtroppo è in crisi. Io sono assolutamente convinto di quello che ha detto il Rettore. La pandemia ci ha mostrato veramente l'importanza della scienza. Però non posso fare a meno di dire che ci sono delle cose che veramente lasciano un forte senso di amarezza. Il vaccino c'è qua, io spero che diventi anche obbligatorio, ma in tanti paesi abbiamo percentuali di vaccinati del 4%, 5% e così via. Si è detto che quella della pandemia era come una guerra, ma nella guerra si ci mobilita in modo forte, indipendentemente dai profitti e dal lucro, e si cerca immediatamente di produrre il più possibile. Ora, tutto questo non è avvenuto, ed è strano che non sia avvenuto proprio sui vaccini, perché i vaccini sono stati tradizionalmente uno dei grandi risultati e prodotti della scienza aperta. Naturalmente si può parlare dal vaiolo, dalla cui storia viene il termine stesso vaccino, ma per andare un po' più vicini si può parlare della polio, dell'esperienza di Salk e Sabin, due ricercatori così diversi fra di loro come prospettiva, uno sostenitore di un vaccino inattivato e uno depotenziato, ma erano tutti e due espressioni di un mondo di scienza aperta. I loro risultati furono sempre disponibili a tutti e costantemente il mondo giudicò di volta in volta quale vaccino fosse migliore. Si partì con Salk, poi Salk, il vaccino ebbe vari momenti di crisi, quello inattivato di Salk, anche tragici. Il vaccino di Sabin si prendeva per via orale, per cui era molto più gestibile. Alla fine l'Italia passò a Sabin, prima ancora degli Stati Uniti, e il mondo passò a Sabin, poi si è ripassati a Salk. Quindi è stato un costante problema di comparazione nella scienza aperta di vantaggi relativi dei diversi vaccini. E come ha ricordato anche uno dei grandi scienziati di Siena, il professor Rappoli, Sabin ha avuto un ruolo importante anche a Siena nell'esperienza dello sclavo e tutto quanto l'esperienza fu sempre messa a disposizione di tutti. Ma c'è qualcos'altro che io vorrei far notare. In questi anni tanti di noi più anziani ogni anno si vaccinano contro l'influenza stagionale. Non si chiedono la marca, non si chiedono chi l'ha fatta, si fidano. Ma cosa c'è dietro? C'è un connubio
fra mercato e scienza aperta, straordinario, che ha creato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sin praticamente dalla sua nascita, e lo ha fatto non a caso una generazione che aveva vissuto la drammatica esperienza della spagnola. Come funziona? Ci sono ben 140 laboratori pubblici nel mondo che cooperano ogni anno per il vaccino dell'influenza, 5 centri di ricerca che centralizzano le informazioni, poi ogni anno si decide non solo qual è il tipo di vaccino da dare, ma anche si decide il modo più efficiente per produrlo, e tutto questo avviene senza che siano presenti i produttori. Poi questa conoscenza viene resa disponibile a tutti quelli che sono accreditati, e così abbiamo il vaccino. Quello che purtroppo è successo e a cui dobbiamo provare di riparare in questo periodo è che proprio l'OMS, durante la pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha avuto un momento di crisi. Come sapete, gli Stati Uniti erano proprio usciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è fortemente basati su un sistema di brevetti, questo ha portato a una restrizione dell'offerta che per fortuna non coinvolge il nostro paese, se non indirettamente naturalmente, perché coinvolgendo poi tanti paesi come l'Africa, questo crea un serbatoio per mutazioni che poi fa male anche a noi. Io, come tanti altri, mi sono molto impegnato perché ci sia una sospensione dei brevetti, ma che non vedo come un provvedimento di emergenza, lo vedo soprattutto nel senso di recuperare quello che è il rapporto fra scienza aperta e mercati, così come per esempio c'è già stato nel caso e c'è ancora per il vaccino stagionale. Ora veniamo un po' al titolo che voi ricevete. Come ha detto il Rettore, anche il delegato del Rettore, non è soltanto un titolo, nel senso che sta dicendo qual è una vostra competenza e dei risultati. È anche un momento in cui si certifica che voi fate parte di questa comunità scientifica che attraverso un dialogo, attraverso critiche, che si spera siano sempre pertinenti, magari dure, ma sempre amichevoli, va avanti mediante questo confronto. Ed è questo una cosa che serve a tutta la società, ho voluto sottolineare che serve anche ai mercati veramente concorrenziali, serve naturalmente a quella che è la nostra curiosità e sete di conoscenza, serve a costruire istituzioni migliori, serve a tante e tante cose. Quindi io vi auguro di provare non solo il piacere di andare avanti nel vostro campo, ma di continuare ad avere il piacere di appartenere a questa comunità. Tante congratulazioni a tutti. Ringraziamo il professor Ugo Pagano, al quale va la medaglia con il sigillo dell'università. Preghiamo il professor Pagano di avvicinarsi al rettore per la foto. Prende la parola Adele Boccuto, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare,
in rappresentanza delle dottoresse e dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo negli ultimi 2 anni accademici. Buongiorno a tutti. Al magnifico rettore, autorità, docenti e colleghi, amici e familiari, nel salutarvi colgo subito l'occasione per ringraziarvi dell'opportunità che mi è stata offerta e che ho colto con grande onore. Vorrei inoltre esprimere la mia profonda emozione nel dare voce e allo stesso tempo di potermi rivolgere ai miei colleghi dell'Università di Siena, che come me oggi ricevono il titolo di dottori di ricerca, e condividere con voi alcune riflessioni, alcune più personali, e per riassumere il valore che ha per me l'essere qui tra colleghi, che pur lavorando in ambiti diversi e pur avendo vissuto ognuno la propria singolare esperienza di dottorato, hanno percorso un cammino comune che ci ha portati qui a celebrare questo traguardo. E altre con cui spero di poter potenzialmente rappresentare il pensiero dei miei colleghi. La prima di queste riflessioni nasce dal fatto di conseguire un dottorato proprio in questa università, che rappresenta un'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione. Ed è nata ripensando al mio percorso di dottorato nel Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, con indirizzo in Biochimica e Biologia Molecolare. Un dottorato di ricerca centrato nel fornire ai dottorandi le basi culturali e tecnologiche più innovative di biochimica, biologia, bioinformatica e competenze trasversali, in seno al quale ho sviluppato un progetto di ricerca sulla valutazione di strategie antivirali innovative per contrastare malattie virali emergenti. Il mio percorso di dottorato si è sviluppato principalmente sullo studio di nuovi target virali e umani, con potenziale funzione antivirale per lo sviluppo di terapie innovative e ad ampio spettro, quindi terapie capaci di contrastare contemporaneamente infezioni virali causate da diversi flavivirus e per cui attualmente non esiste una terapia specifica. Questo studio è stato frutto di 2 progetti di ricerca, finanziati dalla Regione Toscana e che hanno dato vita ad un network di esperti altamente specializzato e con una vasta esperienza nella progettazione, screening in silico, test in vitro di molecole antivirali. Al contempo, la mia ricerca si è concentrata anche sulla rivalutazione di strategie terapeutiche già esistenti ed approvate e sul loro reindirizzamento rispetto al target originario per contrastare infezioni causate da virus con impatto sempre crescente sulla salute umana. Uno dei messaggi chiave della mia tesi di dottorato è sicuramente l'importanza sia della vigilanza da parte del mondo scientifico, che sia delle strategie innovative nel contrastare le malattie infettive emergenti. Infatti, una chiara testimonianza ci è stata fornita non solo dal controllo dei focolai minori nei paesi più poveri, come è avvenuto negli ultimi anni per virus come Zika o Ebola, ma anche dalla recente pandemia di SARS-CoV-2, che ha visto una comunità scientifica mondiale coesa che condivide prassi, assunti di base e metodi e che si è mobilitata per trovare una risposta rapida ed efficace. In questo panorama il dottorato rappresenta il più alto livello di istruzione accademica, un percorso scientifico altamente professionalizzante che insegna ad approfondire la propria conoscenza e a trasformarla in intuizione. Nel corso di questa esperienza l'idea viene nutrita con costanza e dedizione e al contempo con creatività e passione fino a confluire in un progetto di ricerca originale da diffondere e difendere pubblicamente. D'altronde il dottorato è un tragitto umano inestimabile e lo dico ripensando ai colleghi che mi hanno sostenuta, ai ricercatori con cui ho avuto la fortuna di confrontarmi nel corso della mia esperienza, ma anche ai momenti difficili e l'ultimo anno e mezzo ha rappresentato una difficile sfida per tutti noi. Ripenso alla fatica e all'autocritica, ma ripenso anche al piacere della ricerca, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, al piacere di aver dato, seppur nel nostro piccolo, un contributo alla ricerca futura e all'orgoglio di far parte di una comunità scientifica internazionale. È proprio questa una delle tematiche su cui vorrei soffermarmi. L'appartenenza a questa comunità non ci deve però far dimenticare che come individui e come ricercatori facciamo anche parte di una comunità sociale più ampia che spesso non percepisce cosa significhi questo impegno. Faccio un esempio banale. Molte volte amici o familiari mi hanno chiesto, ma esattamente qual è il tuo lavoro? Oppure, ma che cosa fai tutto il giorno in laboratorio? Vorrei quindi invitare tutti voi e soprattutto le istituzioni universitarie a rendere i risultati della ricerca non solo fruibili dal mondo accademico, ma anche accessibili e comprensibili dalla comunità sociale. Perché solo scendendo dalla torre d'avorio della comunità scientifica si può percepire l'importanza dell'università, dei suoi ricercatori e dell'eccellenza che rappresentano.
Vorrei concludere il mio intervento con una citazione di Marie Curie, scienziata precursrice del proprio tempo in ambito scientifico e sociale, ed ispirazione per le successive generazioni di ricercatori e ricercatrici. Lo scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino davanti a fenomeni della natura che lo affascinano come in un racconto di fate. Questo, a mio avviso, è il valore di un percorso di ricerca che ha insito nel proprio essere la capacità di sorprendersi, che non deve svanire con il tempo, ma da cui dobbiamo ripartire e trarre ispirazione per investire, dentro o fuori l'Accademia, ciò che abbiamo imparato con dedizione e passione da questo percorso. Grazie a tutti per l'attenzione. Ringraziamo la dottoressa Adele Boccuto, a cui viene consegnata la lente con il sigillo di Ateneo, in ricordo di questa giornata, e la invitiamo ad avvicinarsi al rettore per la foto. Chiamiamo ora in ordine alfabetico le dottoresse e i dottori di ricerca presenti e li invitiamo a prendere la lente con il sigillo dell'università sul tavolo prima di salire sulla pedana per la foto con il rettore. Rosario Amato, dottore di ricerca in medicina molecolare. Giulia Anichini, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica Genomec. Chiara Barbieri, dottoressa di ricerca in biochemistry and molecular biology BBIM 2.0. Matteo Bartolini, dottore di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche. Matteo Bazzaro, dottore di ricerca in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari. Asia Bellia, dottoressa di ricerca in Economics. Lorenzo Bellizzi, dottore di ricerca in fisica sperimentale. Elisa Benedetti, dottoressa di ricerca in Economics. Simone Bianciardi, dottore di ricerca in biotecnologie mediche. Michelangelo Biondi, dottore di ricerca in fisica sperimentale. Simone Bonechi, dottore di ricerca in ingegneria e scienze dell'informazione.
Marco Borsò, dottore di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Alice Brogi, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Claudia Brunetti, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Noemi Brusco, dottoressa di ricerca in biotecnologie mediche. Martina Bucciarelli, dottoressa di ricerca in ingegneria e scienze dell'informazione. Valentina Carlino, dottoressa di ricerca in scienze giuridiche. Francesca Castiglia, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Vittoria Cicaloni, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Bruna Clemente, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Tania Contardo, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Valentina Corti, dottoressa di ricerca in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari. Irene Cosi, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Jessica Costa, dottoressa di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche. Riccardo Croce, dottore di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche. Susanna Croci, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Massimo Dal Bianco, dottore di ricerca in filologia e critica. Costantino D'Angelo, dottore di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Francesca D'Apporto, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. José Gustavo della Hossa Guerra, dottore di ricerca in scienze della vita. Milena Dell'Aquila, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Filippo Dragoni,
dottore di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Chandini Davarkasing, dottore di ricerca in Economics. Ines Elia, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Maria Concetta Eliso, dottoressa di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Jasmine Ercoli, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Ilaria Ferrigno, dottoressa di ricerca in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica, Genomec. Lavinia Ferrone, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Annalisa Fui, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Silvia Galderisi, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Elisa Gelli, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica, Genomec. Giorgia Giacomini, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Giulia Goffetti, dottoressa di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Pedro Goic Martinic, dottore di ricerca in Scienze Giuridiche. Paolo Governa, dottore di ricerca in Scienze Chimiche e Farmaceutiche. Filippo Gusella, dottore di ricerca in Economics. Angela Leo, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Giulia Liberatori, dottoressa di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Gabriele Lombardi, dottore di ricerca in Economics. Nicla Lorito, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Simone Lucchesi, dottore di ricerca in Biotecnologie Mediche. Matteo Maccanti, dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. R-
Rebecca Maiocchi, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Elisabetta Mandarini, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Loredana Migliore, dottoressa di ricerca in medicina molecolare. Maria Palmieri, dottoressa di ricerca in genetica, oncologia e medicina clinica Genomec. Michele Pio Papasidero, dottore di ricerca in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari. Costanza Papucci, dottoressa di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche. Elisa Pardella, dottoressa di ricerca in Biochemistry and Molecular Biology, BBIM 2.0. Sara Peri, dottoressa di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Noemi Anna Pesce, dottoressa di ricerca in medicina molecolare. David Pinzauti, dottore di ricerca in biotecnologie mediche. Ambra Pratelli, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Silvia Principato, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Marco Procaccini, dottore di ricerca in ingegneria e scienze dell'informazione. Giovanna Scarchilli, dottoressa di ricerca in Economics. Bianca Semplici, dottoressa di ricerca in medicina molecolare. Enxi Shaba, dottore di ricerca in scienze della vita. Lucrezia Sturba, dottoressa di ricerca in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari. Matteo Tiezzi, dottore di ricerca in ingegneria e scienza dell'informazione. Claudia Immacolata Trevisani, dottoressa di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche. Mehmet Ulug, dottore di ricerca in Economics. Francesca Vanni, dottoressa di ricerca in scienze della vita. Eugenio Vicario,
dottore di ricerca in Economics. Veronique Vinand, dottoressa di ricerca in Filologia e Critica. Si conclude la cerimonia del PhD Graduation Day dell'Università di Siena. Ringraziamo tutti gli intervenuti e tutte le intervenute, le dottoresse e i dottori di ricerca, le autorità e il professor Pagano. Le dottoresse e i dottori di ricerca sono pregati di alzarsi in piedi per la foto di gruppo con il magnifico rettore. Dopo la foto, le dottoresse e i dottori di ricerca sono pregati di lasciare sulla sedia la toga mentre possono prendere il tocco in ricordo di questa giornata. Le foto della cerimonia saranno visionabili e scaricabili dal canale Flickr, raggiungibile dalla sezione comunicazione del portale di Ateneo, nei prossimi giorni. Grazie a tutte e tutti.